Il campione del mondo Simone Perrotta, responsabile del Dipartimento Junior Associazione Italiana Calciatori a Castrovillari per chiudere la quinta edizione del torneo di calcio a 9 Top Soccer tenutosi al centro sportivo ASD Domenico Franco. Sì, siamo qua perché questa società, la società di Domenico Franco, è una società affiliata all'AIC, al Dipartimento Junior AIC. Questo dipartimento che si è proposto come faro nel portare una metodologia un po' diversa, una metodologia che miri a far crescere i ragazzi sotto ogni aspetto, sia calcistico ma soprattutto umano, perché comunque per esperienza personale so che il calcio e il luogo dello spogliatoio siano lo specchio della vita, per cui se noi riusciamo a infondere in questi ragazzi i valori sani dello sport, poi sono i valori che loro trasporteranno nella vita di tutti i giorni. E oggi è un grande orgoglio che Simone insieme a tutto il suo staff ci ha raggiunto qui a Castrovillari. Dispiace che non ha potuto vedere la struttura perché purtroppo causa maltempo, ma siamo felici di averlo qui con noi. Spero che anche i bambini oggi sono felici di vederlo, perché comunque lo conosciamo tutti, è un campione del mondo. Io l'ho conosciuto anche a livello umano ed è una grande persona, umile. Quindi siamo felici di questo. Basta il talento per diventare un campione del mondo o quantomeno un giocatore di Serie A? Il talento sicuramente non basta per diventare un calciatore, è chiaro che deve essere la base, ma il talento va alimentato, ci si deve lavorare sopra. Il talento sicuramente è un qualcosa che ti spinge ad andare avanti, alimenta la passione, ma poi questo va abbinato a una crescita mentale, a una capacità di già saper gestire i momenti di difficoltà, i sacrifici. Sono tutti ingredienti che, conditi nel modo giusto, possono portarti a sperare di diventare un calciatore. Il torneo organizzato da Domenico Franco e Mattia Laurenzano ha visto impegnate 10 squadre, alcune delle quali provenienti dai comuni della zona, che si sono dati battaglia sul sintetico dell'impianto castrovillarese. Siamo una scuola calcio dove abbiamo realizzato una struttura all'avanguardia, con tutti i servizi e un campo in erba sintetica. Abbiamo un buon numero di ragazzi, il livello è un livello che sta crescendo, perché comunque essendo come società nata 2 anni fa, insomma, stiamo cercando di raggiungere risultati importanti. A vincere questa quinta edizione la formazione dell'Ajax Déjà Vu, che ha piegato in finale via Roma Boutique al termine di una spettacolare ed equilibrata finale per 5-4. Premiati come miglior portiere Domenico Martino, mentre Michele Canale si è aggiudicato il trofeo come capocannoniere del torneo con 8 reti realizzate.